Bentornati Readers, come state oggi? Spero bene, spero che vi siate riposati in questo lungo ponte di Halloween ogni santo, tutti i santi come viene detto nelle vostre regioni. E io sì, devo dire, sono stata in famiglia, ho fatto qualche gita fuori porta e sono prontissima per parlare di un libro che mi ha molto appassionato perché è molto intrigante, quindi mi faceva piacere metterlo subito dopo Halloween, ma non perché faccia paura in realtà, anche se a tratti un pochino inquieta, ma perché secondo me è uno di quei gialli che dopo Halloween, dopo gli horror, va bene leggere. Allora, il libro in questione è di Gian Antonio Palumbo e si chiama Per Luigi non odio né amore ed è questo qui. Guardate che meraviglia! È molto simbolica la copertina, non vi voglio spoilerare nulla, ma vi assicuro che è molto molto simbolica e l'ho adorata subito perché è accattivante e prende subito l'attenzione del lettore. E non passa assolutamente inosservata. Allora, voi penserete con questo titolo che il protagonista si chiami Luigi. In realtà non è così. Questa è una famosissima, poi chi è appassionato come di rivoluzione francese lo sa, di frase di Robespierre, che fa proprio capire gli intenti di questo libro, che ora vi leggerò fra pochissimo, ma vi voglio dire tranquillamente che nessuno dei protagonisti di questo libro si chiama Luigi, ma Luigi è il re Louis, re Louis, anzi in francese. Re Luigi XVI, e la frase in questione è proprio questa: non ho per Luigi né amore né odio, odio solo i suoi delitti. E devo dire, questa frase usata più di una volta in questo libro è veramente simbolica, metaforica addirittura, quindi dovete andarla a scovare e leggere attentamente per capire il significato. Allora, devo dire che Gianni Antonio Palumbo ha una scrittura attenta, molto particolareggiata, molto intensa, e quindi il libro va letto con attenzione. Non si possono per nulla trascurare i particolari perché sennò ci si va, perché sennò si va a perdere il senso di quello che si vuole dire. Non una lettura facilissima, ma di sicuro adatta a tutti e a tutti gli appassionati di gialli, di noir, di thriller, perché no? Di che cosa parla? Parla di un'investigazione, infatti comincia proprio con l'ispettore, l'investigatore Fano e la sua collega Marta che cercano di capire cosa è successo a Mattia Landi, perché è sparito. Ma non è soltanto Mattia il protagonista di questa storia, perché i protagonisti posso definirli numerosi. Tutta la famiglia Molteni, dove il Senio dice questa bellissima frase di Robespierre, perché è appassionato di Robespierre, quindi più volte verrà ripetuta, come ho detto prima. I suoi figli, Eleonora e Savio, in maniera molto differente, ma molto forte entrambi. Mattia, che arriverà in questa cittadina del Brindisino, diciamo, una Candelaria, una cittadina fantasiosa, che era dove è vissuta in infanzia la sua mamma, che è morta, anche il papà è morto, così gli viene detto perlomeno. È andata a trovare sua zia, la signora Ferri, una direttrice rigida, impostata di alcuni istituti, Principe Amedeo e Amaranta, che sono molto diversi fra loro, perché uno è di ragazzi in difficoltà, difficoltosi, che non hanno famiglia alle spalle, e un'altra invece, Amaranta, è di famiglie bene, diciamo così, molto diversi fra loro, ma che entrambi saranno protagonisti di questo libro, di questo giallo. Andrà questa zia, perché si sente un po' spersa dopo la leva militare, dove ha subito atti di nonnismo, e lei lo reinserirà in questo ambiente, facendo diventare, in uno di questi due istituti, il professore di disegno. Lui entrerà in questo ambiente, questo Mattia che è un pochino introverso, non bellissimo ma affascinante, che affascinerà veramente due protagoniste, Lia ed Eleonora Molteni, con diversi approcci, neanche troppo evidenti, ma farà perdere la testa a tutte e due queste bellissime ragazze, diversissime bellissime ragazze. La zia lo inviterà in questo istituto e da lì cominceranno a succedere le cose molto particolari, che non voglio neanche spoilerare troppo perché il libro va letto con attenzione, come ho detto prima. Ma amori difficili, amori quasi impossibili, incendi dolorosi o non, morti sospette e Mattia che sparisce. Tutto questo alla conclusione di un periodo molto breve, un periodo anche molto difficile in Italia perché è il 78, quindi viene così. Arriva così l'onda delle Brigate Rosse, di Aldo Moro, dell'aprile di quel tempo difficoltosa, che andrà a rispecchiare un pochino, vagamente, quello che è la mentalità e il modo di porsi di questi personaggi. Vi
Devo dire che è un libro intenso, come ho detto prima, la scrittura, come dicevo, non è facilissima, ma molto accurata, molto, molto, molto accurata. E Gianni Antonio Palumbo è bravo perché in pochissime pagine riesce a parlare in una maniera diretta, schietta, aperta e, come detto prima, molto, molto intrigante. Perciò, per Luigi, non odio e né amore, come ho detto prima, non il protagonista, ma una frase di Robespierre, è un libro che secondo me va letto, magari anche regalato per il futuro dei regali di Natale. E selezionano persone che amano questa tipologia di romanzo. Vi faccio vedere la copertina per l'ultima volta, eccola qua. Gianni Antonio Palumbo, per Luigi non odio né amore. E spero di avervi almeno un pochino incuriosita, spero che vi vada di mettere un like al canale, di seguire Alessandra della Libraia Narrante per parlare insieme di libri, di mandarvi ancora i vostri manoscritti, PDF, tutto quello che volete. Cartacei sempre ben accetti. Grazie a tutti, ci vediamo prestissimo perché il prossimo video sarà veramente a breve. Ciao, arrivederci!